L'impianto di Belagri, vicino Candela, in Puglia, trasforma 60.000 tonnellate di rifiuti da agricoltura e allevamento nell'energia necessaria a 4.000 utenze domestiche. È il primo impianto del genere al sud ed è nato per iniziativa di un imprenditore transalpino. Abbiamo scelto questo territorio perché è un posto giusto per investire sull'economia circolare, un posto ricco di agricoltura e quindi ricco di materiale che, se non sono trattati, vanno a inquinare. Invece, se sono trattati, si crea valore per il territorio, per il comune che ha tasse, si crea valore che ritorna sul territorio, consente alle persone di rimanere lì, di avere un lavoro. La transizione energetica e sviluppo economico, riduzione dei costi, innovazione e riduzione della dipendenza energetica. Produrre biometano significa fare economia circolare, trasformare i rifiuti in ricchezza, significa decarbonizzare per esempio il settore delle imprese, decarbonizzare il settore dei trasporti, ridurre la dipendenza energetica. L'impianto di Belagri darà un importante contributo in tal senso. Realizzare un impianto del genere è difficile, ma non per motivi tecnici. Questo e gli impianti di energia rinnovabile in generale sono spesso ostacolati e del resto è chiaro che sottraggono mercato e quindi profitto a chi vende energia da fonti fossili, come il petrolio.